Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. Nello scorso episodio abbiamo attraversato praticamente tutto il passaggio del re, quasi dal castello di Dranglake a questo punto in cui siamo adesso, il punto più lontano possibile all'interno del gioco rispetto al castello di Dranglake, e il punto in cui abbiamo trovato l'anello del re, che adesso prontamente leggiamo. Tadan. Un'anima potente è come una maledizione. E Vendrick, re di Dranglake, usava un'anima potente per tenere a bada la maledizione. Non specifica se sia la sua o meno. Re Vendrick cercava anime superiori e fece sua la forza dei giganti, ma la maledizione lo travolse comunque. Indossa questo anello, va bene. E già qui sono cose interessanti. Non lo indosseremo ovviamente perché non ci serve, ma comunque apre delle porte che Vendrick ha voluto sigillare. E adesso... Sì, con calma. Prima parliamo dei cambiamenti che ho fatto a Lucrezio. Sto impugnando due armi diverse. Una è quella di cui vi avevo parlato, la spada rossa di Vengarl, che, come vedete, ha tutti... cioè, è un'ascia. Ha lo stesso identico muset delle asce, e quindi per questo motivo la utilizzeremo. L'altra è una mazza che ho potenziato e portato su oscurità, anche se forse non avrei dovuto, ma va bene. Va bene così. La spada invece era molto meglio lasciarla normale, perché... ha un buono scaling su forza. E quindi l'ho lasciata così. Anche perché, andando a Majula per potenziare queste armi, ho anche livellato, ho messo un punto in destrezza per consentirmi di fare dual wielding con questa spada. Richiede 19 destrezza, un punto l'ho messo senza problemi. E poi penso 5 punti in forza, avevo 38, adesso abbiamo 43. Altri due, arriviamo a 45. E direi che posso ritenermi pienamente soddisfatto. Siamo tra l'altro a livello 200, che è più di quanto avrei mai immaginato. Più di quello penso che non ci sia assolutamente bisogno. Detto questo, andiamo a fare due chiacchiere con l'Araldo, che l'altra volta si era misteriosamente teletrasportato qui. Vediamo cosa ha di importante da dirci in questo momento. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east. Bearer of the curse, if you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Se non sbaglio, ci sta traendo la stessa identica cosa nel prologo. Devo ricontrollare, ma mi pare che dica queste parole. E ora non parla più. Solo che nel prologo ci parla la vecchia senza denti, quella che sembra essere un'altra guardiana del falò, non certamente l'Araldo. Forse le due persone sono collegate, anche perché mi pare che a un certo punto, se non sbaglio, l'Araldo dico che è stata la sua manifestazione a portarci a Dranglake. Quindi non lo so, può essere che, wow, l'Araldo e quell'altra cosa siano la stessa persona, ma non lo so. È un'ipotesi che mi sembra anche un po' forzata, ma non escludo niente io in questo gioco. Per ora torniamo indietro e poi penso che procederemo verso il forte di Aldir. Allora, o andiamo di là. Questo cos'è? Un momento, mi sto... oddio, è vero, i gargoyle. Caspita, dobbiamo fare anche quelli. E poi vabbè, ovviamente queste aree qui. Mi pare che non abbiamo neanche sconfitto l'autorità reale dei topi, che è un altro boss molto spaventoso, molto più degli altri. Sì, i boss opzionali mi fanno molta più paura di quelli veri. E a proposito, dobbiamo andare dal cacciatore oscuro, ma quello penso che me lo risolverò come chicca finale. Sarà la parte più divertente. Quindi... se volessimo andare verso Aldir, dovremmo partire da crocevia in rovina. Perché no? Andiamo. Ok. Allora, dobbiamo andare da questo lato. Ah, e qui mi aspettavo di trovare qualcosa quando ci sono passato. O meglio, quando siamo arrivati a crocevia, avevo ipotizzato che potesse esserci qualcosa da questo lato. E forse qui? Non c'è niente. Peccato.
Visto che l'altra porta col simbolo del re era difesa alla foresta dei giganti caduti, mi aspettavo di trovare qualcosa anche qui. Niente. Peccato. Queste porte imponenti sono state piazzate dal re per difendere o nascondere qualcosa. E qui uno dei punti più suggestivi. O meglio, anche dei personaggi più suggestivi, quelli su cui c'è di più da speculare. Lord Aldie, il fratello maggiore del re, che è stato segregato qui dentro, dove ha potuto comunque condurre i suoi esperimenti. Fammi entrare. Grazie. Adesso qui sembra non esserci niente di strano. Beh, è un bel posto comunque. Aspetta un po'. C'è una cosa che non mi spiego. Sì, sempre parlando di geografia. Noi dove siamo quando affrontiamo il drago guardiano? E soprattutto, tutte quelle costruzioni di rocce che vedevamo in lontananza, adesso dove sono? Devo smettere di farmi queste domande. È evidente che questo gioco non vuole che io mi faccia queste domande. Loro sono spaventosi e quindi li ignoreremo per ora. Look at the hell. Guarda. Non mi aspettavo di trovarla qui. Sta messa piuttosto male. Who are you? Oh mamma. Ah, Oh, ok. no, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? Insomma. I know not what you seek in this faraway land, but I pray for your safety. Pensa alla tua, che mi sembra molto più compromessa della mia. My name is Lucatiel. I beg of you, remember my name. For I may not myself. I beg of you, remember my name. For I may. Adoro questo personaggio. È quanto di più vicino ci possa essere ai personaggi di Dark Souls 1, quelli che ci facevano davvero emozionare. Mi dispiace vederla così, ma non posso farci niente. Sicuramente se mi riposo al falò scompare, vero? Ebbene sì. Tristezza, non potrei scrivere un messaggio migliore, guarda. Là, ti voto. Qui c'è gente cattiva. E qui un mimic che non dobbiamo abbattere, ma lo batteremo lo stesso. Bello. Può tenersi gli oggetti, non ci interessano. Sono il bastone di Felkin e la maschera oscura. E qui arriviamo nel posto in cui è stato rinchiuso Aldia. Ah, ok, era solamente. Ok. Niente, scusate la mia distrazione. Gemma vitale. È curioso che Lucatiel compaia proprio qui, vicinissima al luogo in cui ci invade il suo fratello disperso. Chissà se hanno avuto modo di incontrarsi. Chissà anche, esatto, sta arrivando. Che sorte ha portato Aslatiel. Aspetta un po'. Non si sa mai, potrebbe succedere. C'è una possibilità su un milione che mi droppi la sua spada, che è diversa da quella di Lucatiel, e perché no? Se c'è la possibilità, cerchiamo di sfruttarla. Adoro questa spada piuttosto che la vecchia ascia, perché anche se il moveset è identico, è molto più lunga. Ovviamente non ha funzionato, ma non ci ho sperato neanche per un momento. Ma no, la prima volta mi ha ucciso questa cosa. Non so come abbia fatto. Era ovvia la trappola, però. Ma vediamo se riusciamo a superarlo.
Corri, 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 corri. Boom. Yes. Possiamo guardarlo da qui adesso. Non ce n'è bisogno, potremmo anche andare avanti, però... Perché no? Ah, ecco cosa possiamo fare adesso. Ah, mannaggia, sono in forma umana. Vale la pena di suicidarsi solo per fare quelle quest? Vediamo. Ho la scala, sicuramente. Ho l'elmo di Kay, ho il bastone di Felkin e ho la piuma. Sì, in New Game non l'ho fatto, vale la pena di farlo. Uccidiamoci. Sembra strano, ma ci dobbiamo uccidere per ora. Non indossiamo questo, perché altrimenti non possiamo fare niente. Non è una grande idea suicidarsi, però in questo caso serve. Perché con Navlan ci abbiamo parlato in New Game, ma non ho portato a termine tutte le quest. E ho dovuto ucciderlo perché stupidamente ho tirato la leva. Li sto portando in un punto dove è più facile poi riprendermi le mie anime, solo per quello. Grazie, penso di doverti ringraziare per quello che hai fatto. Poi vengo a ucciderti, non ti preoccupare. Ok, facciamocela di corsa, così non abbiamo problemi. E appena possiamo, utilizziamo una effigie per recuperare il nostro aspetto, perché finora... Cioè, per... no. Quantomeno abbiamo ancora i capelli. Fino al momento in cui non troviamo... Riutilizziamo la cosa. Direi che possiamo indossare qualcosa. Un... forse questo. No, potevo fare di meglio. Sì, non è esattamente il momento adatto. Adatto. Esatto. Per fare Fashion Souls. Vabbè, ignoriamo per ora. Non guardiamoci in faccia, semplicemente. E qui un personaggio che al nostro Lucrezio interessa moltissimo, visto che aveva intenzione di studiare i malocchi. Poi si è perso per strada, però l'intenzione c'era ancora. Vai. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question. Are you ready for more? If you are, then we ought to talk. Parliamo. This contains my power. La barriera. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. Ok. Finora non mi era ancora molto chiaro come funzionava lui, perché non avevo prestato così tanta attenzione al dialogo. Adesso penso di aver capito. Quando lui parla del suo ricettacolo, è un termine un po' antipatico, ricettacolo. Più contenitore, forse. È un'entità che ci sta parlando, che vive all'interno del corpo di questa persona. Un'entità che è stata richiamata dal tentativo di Navlan di creare nuove forme di magia oscura. Ha evocato questa entità che ha preso possesso di parte del suo corpo. E quindi adesso convivono due personalità all'interno della stessa persona. E visto che quello che ci ha parlato era malvagio, per modo di dire, cioè, penso che lo siano entrambi, però... Questo qui si sceglieva dei bersagli da uccidere. L'altro, il corpo vero e proprio, ha deciso di sigillarli entrambi qui dentro per non fare male a nessuno. Mi sembra una scelta saggia. Se non fosse che adesso noi lo aiuteremo a portare a termine quello che vuole. Più o meno, non lo faremo davvero. No, I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? Anche il fenito ce l'aveva chiesto.
I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? È divertente come ci ponga la cosa. Se vuoi puoi farlo tu, se no vado io e ne ammazzo ancora molti di più. Indipendentemente da quello che scegli, farò quello che voglio. Cosa vuoi fare? Va bene, come vuoi tu. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Anche il fabbro ci parlava male di Gilligan. Ci ha detto che c'erano delle persone che lo volevano morto. Evidentemente lui è nella lista. Ok. Abbiamo comprato la scala, quindi ce la conta come ucciso, anche se non l'abbiamo fatto. Bello. Parliamo del prossimo bersaglio. Your target will be Kale, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac, like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Domanda da $1,000,000. Come diamine ha fatto Kale a entrare qui dentro se ci vuole l'anello del re? Secondo me questa è stata una cosa che non è stata pensata molto bene. Perché l'ha detto chiaramente, mentre ero intrappolato qui, non è che si è mosso lui. Era qui quando Kale lo ha toccato come se fosse un esemplare raro. Come diavolo ci è arrivato qui dentro Kale? Quel cartografo o vola, oppure aveva l'anello. E io non posso perdere tempo a parlare con gli NPC, quindi andiamo veloci. Maledizione. Sì, sto registrando questo episodio proprio dopo l'altro, quindi non sono ancora andato offline. Felkin, non lo ucciderò mai. Solo è proibito. Scusate se mi guardo la faccia terribile, ma devo guardare quando arriverà. Ho sbagliato. Lo spirito arbitro. No, non comincio a innervosirmi, che sta un agente, un tizio che mi vuole morto in questo momento. Ah, qui diceva anche una cosa interessante. Se non sbaglio, ci dice che viene considerata l'ultima guardiana del falò. Ed effettivamente non lo è, però. Ok, acquista oggetto. Compreremo questa roba, sì. Perché non ce l'ho. Maledizione. Non devo fare queste cose mentre mi stanno invadendo. È un'idea molto molto stupida. Abbiamo tutto. Questo non ci serve. Falò ascetici, quanti ne ho? 26. Non adesso. Ok. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare con lui. Possiamo tornare umani e riequipaggiare l'anello. Troviamo questo tizio e facciamo finita questa storia. È strano che non mi abbia trovato. Forse mi sta aspettando in qualche punto particolare. Sicuramente non lì dietro. Eccolo. Ciao. Quello era quello che blocca i casting? Beh, interessante. Se avremo un combattimento melee entrambi. No. Prima blocca i nostri casting e poi fa magia lui. Simpatico il ragazzo. Ah, e poi ci vuole fottere con lo stanco degli stocchi. Molto simpatico il ragazzo, molto molto. Però gli facciamo male. Sì, vabbè, certo. Prima prendo il danno, poi arriva la magia. Sì, sì, vieni. Gente simpatica. E soprattutto niente lag, ovviamente. Vabbè, ce l'aspettavamo.
dovrò ricontrollare effettivamente il video, ma mi sembra di aver visto di aver ricevuto il danno della lancia dell'anima prima che partisse effettivamente dal catalizzatore. E queste sono cose che non mi piacciono. Ma boh, è colpa mia, sicuramente. GG. Adesso andiamo avanti. Scusa. Peccatore, certo. Non avevamo dubbi a riguardo, no? Lui non ci interessa assolutamente. Questi tizi possono restare là. Abbiamo preso le ossa di drago, quante ne ho? 12, ok. Il nostro ranocchio può restare là dentro. Non mi sento in dovere di ucciderlo. Qui c'era qualcosa. Fare un falò ascetico. Lo prendo volentieri. E mi pare che non ci fosse nient'altro. Forse giù, dove c'era la lucertola rossa, c'era un altro scrigno con... non lo so, scudo magico. Così, a sensazione mi ricordo una cosa del genere. Forse dovrei passare a prenderlo, magari è cambiato in New Game Plus. No, ditemelo voi. Se cambia, ci torneremo. Altrimenti può restare lì. Io preferisco andare avanti. Anche perché non mi servirebbe se fosse quello. E qui non vedevo l'ora di arrivare in questo posto. E cercheremo di aumentare il nostro item discovery al massimo. Primo, perché i tizi che stanno qui dentro droppano ossa di drago che ci servono. Non so a cosa, ma ci servono sicuramente. E secondo, c'è un Black Phantom. Questo lo so, perché farmando ossa di drago su un'altra partita al PC, l'ho visto. Ed è un Black Phantom che ha una cosa che io voglio assolutamente. Cioè, ovviamente, la scimitarra del monastero, perché è in assoluto la cosa migliore con cui si possa fare parry in questo gioco. Anche se ovviamente si tratta di una facilitazione enorme, perché è persino più potente del tipo di parry che si poteva fare in Dark Souls 1, perché non c'è assolutamente nessun tipo di ritardo nel momento in cui premiamo il tasto e quando scatta effettivamente la finestra di parry, ed è una cosa estremamente potente. Ciao. Quindi da una parte hanno esagerato a mettere il delay dei parry per gli scudi piccoli, gli scudi normali e le altre armi. Dall'altra parte hanno creato una arma nel gioco estremamente potente. Non c'è più equilibrio tra una cosa e l'altra. Non lo so, ci sono tante cose in Dark Souls 2 che non capisco, non mi piacciono più di tanto. Venite fuori. Ah, io perché mi scordo sempre che ho dei casting? Anche prima nel combattimento, forse non avrei potuto farli. Sapete, questa cosa mi dà molto fastidio. Alle persone che prima utilizzano dei miracoli per impedire il casting agli avversari, però poi sono loro i primi a essere dei caster. La trovo una cosa molto antipatica e scorretta. Così male fanno. Boom. Ammedi. Io non ho usato falò ascetici qui. Sono abbastanza sicuro. Quindi sono proprio così forti di loro. Ma guarda. E qui dobbiamo liberarci di un po' di roba, perché sennò si spacca tutto. Lucrezio al massimo della sua forma fisica. Soprattutto voglio questa. E quello, perché no. Osso di drago, male non mi fa. A proposito di geyser dell'anima, andiamo ad armonizzare qualcosa di interessante. Abbiamo questi stessi incantesimi da un sacco di tempo, vorrei provare qualcosa di diverso. Innanzitutto via questa. Allora, incantesimi li stiamo usando molto molto poco. Questo purtroppo richiede tantissima intelligenza, quindi non possiamo farla. La lancia dell'anima invece, volendo, sì. Però dovremmo abbassare i requisiti. E forse lo faremo prima di andare avanti. Mentre filomanzia non ci servono contro il boss assolutamente.
Cosa potrebbe esserci utile? Questo qui, ma solamente per... perché mi piace averlo a disposizione. Ok, mi sento soddisfatto. Rimettiamoci dei vestiti perché sennò... È la cosa migliore da dire. Anello del drago. Qui poi c'era l'anello delle lame, ovviamente. Tanta fatica per averlo. È quello che ci consente di mantenere le anime. Ovviamente nudi non penso sia il caso di andare. E devo ritrovare la mia armatura. E questa penso cosa lo accenderò perché... sì. Alleluia, ci siamo riusciti. Allora, avevo detto che prima di tutto volevo andare lì, però con calma. Prima facciamo le cose che si devono fare. Perfetto. Anche se sarà bruttissimo, massimizziamole queste possibilità di drop. Abbiamo anche un'armatura che ci consente di farlo, vero? Orribile, ma ce l'abbiamo. Speriamo davvero di ottenerla questa scimitarra, perché la voglio. Come mi ha preso? Lag sonoro. Bam bam. L'ho mancato. Eh no, potevi curarti anche tu. Oh, ti prego, fa che sia lei. Guanti. La cosa più inutile in assoluto che poteva darci. E ovviamente quel coso non respawna. Dovremmo usare un fallo ascetico se lo rivogliamo. E ovviamente non lo faremo. Anche perché dovremmo battere il boss prima. Quante belle parole vorrei dire al gioco in questi momenti. Allora, a cosa stavo pensando? C'era una cosa che volevo fare. Cioè... forse solamente andare a Majula a riparare gli anelli? O c'era dell'altro? In questo momento non riesco a pensarci. Ah, ecco cosa dovevo fare. Dovevo andare ad abbassare i requisiti della lancia dell'anima, se no non possiamo usarla. È inutile averla equipaggiata se non posso utilizzarla. Dobbiamo farlo prima del boss, assolutamente. Altrimenti che l'abbiamo a fare? Ok, andiamo a fare prima questo. Tanto ho gli incensi, vero? Dove sono? Ah, eccoli qui. Sì, assolutamente sì. Mi pare che dobbiamo abbassarlo solamente di 2, tra l'altro. 3. Si può fare tranquillamente. Scusate la perdita di tempo. Lo facciamo adesso. Poi torno anche a Majula, ma solamente a riparare gli anelli. Non ve lo faccio neanche vedere. Qui. Olè. Eh sì, non sarà neanche questo molto emozionante da vedere. Ah già, questa è un'area calda. Io ce l'ho passato in offline la prima volta. Ai ai ai. Spero che vada tutto bene. Io sono solamente venuto a parlare col mercante, non mi date fastidio. E dai però. Perfetto. Non voglio perdere troppo tempo, davvero. Rischio tantissimo stare qui dentro. No, troppo corta. Boom. E dai. Posso passare di qua senza svegliare tutti quanti? No. Lui per forza. E vabbè, ce lo portiamo al... di qua. È un peccato che ci siano così tanti nemici vicini ai mercanti in Dark Souls 2. Il peggiore è sicuramente Ornifex. Vai, muori. Ok. Perfetto. Ah già, l'uovo del santuario. Te lo darò. Va bene. Aspetta, aspetta. Passa da un new game all'altro. Non pensavo. Non ci abbiamo parlato prima con lui. Quando ci siamo venuti la prima volta. Ma guarda. Ero sicuro di esserci venuto qui.
Volendo potrei farlo anche con questi, ma non ne sento il bisogno, sinceramente. Questo 30 ce l'abbiamo. Di fede abbiamo qualcosa che possiamo abbassare un po'. Questo 4 slot non lo utilizzeremo mai. E questi sono molto potenti, però se abbasso i requisiti diventa tristissimo come incantesimo. No, ma mai questo qui. Niente, penso che siamo soddisfatti in realtà. Spada del sole. 36, io ho 30. Facciamolo. È forse la cosa migliore su cui possiamo spendere incensi. Anche perché se non sbaglio, i buff di questo tipo, non importa con quale catalizzatore li faccio o con quanta fede lo faccio, il risultato dovrebbe essere lo stesso. Ed ecco perché è così facile in Dark Souls 2, in PvP, trovare gente con la spada del sole. Basta farmare un sacco di incensi. E praticamente qualsiasi build che abbia almeno 10 di fede può utilizzarlo, e che è vergognoso se lo chiedete a me. E ne parleremo più approfonditamente in un'altra sede. Non è questo il momento. E penso di essere soddisfatto, sinceramente. Non c'è nient'altro che vorrei in questo momento. Forse 37, ok. Ci siamo, ci siamo. 28, va bene. Vendi qualcosa di interessante? Un'armatura nuova. Ai ai ai, cavaliere dei draghi. Mia, adesso. Questa non la sapevo. L'armatura del cavaliere dei draghi. La leale guardia di Death Bendrick, secondo la leggenda, i cavalieri dei draghi non montavano cavalli ma Wyrm, e questo già dall'anima l'avevamo letto. Gli aspiranti cavalieri dei draghi, privi di coraggio, necessari a completare il proprio addestramento, venivano dilaniati dai Wyrm. Che brutta fine. Chi sopravviveva all'addestramento ne usciva con una forza quasi divina. Sicuramente, un tempo erano più forti di quelli che abbiamo erano più forti di quelli che abbiamo affrontato alla Torre della Fiamma o al castello di Drangleic, perché quelli lì diciamo che erano delle pippe, altro che forza divina. Nient'altro? No? Perfetto. Un pezzo ce lo mettiamo addosso, tanto per curiosità. Voglio vedere quanto mi mette la panza. Sembrava essere abbastanza prominente. Sì. Non esattamente il mio tipo, però potrei farci delle cose in futuro. Non con Lucrezio, sicuramente. Anche l'elmo è pesantuccio? Sì. E ha un corno. Bello. Questo può essere più interessante da utilizzare, ma non adesso. Torniamo così. E adesso io mi teletrasporto a Majula, riparo gli anelli, ma noi ci vediamo direttamente alla fortezza di Aldir. Wow, cos'era quel rumore? Non lo so. Benvenuto alla fortezza di Aldir. Forse era questo. Un segno piccolino. No, ancora non ho mai evocato nessun giocatore, né tantomeno mi sono mai fatto evocare. La parte della coop mi resta ancora sconosciuta. Ma sì, dai. No, togliamo questo, non si sa mai, dovessimo morire. Per ora approfittiamone. Dobbiamo abbattere questi nemici. Speriamo che ci diano un osso di drago. Yeah! Voilà! Anche se tra un po' entreremo a Candyland, quindi non ci interessa più di tanto, però sinceramente preferisco farmare qui dentro, perché battere dei nemici è più soddisfacente che non uccidere lucertole di cristallo. L'avete visto anche voi lo scudo che volava dall'altra parte della stanza? Niente domande, io vado via. Facciamo una cosa, eh? Non voglio sprecare incantesimi su questo coso. Lo facciamo in maniera un po' vile. Ma tanto, chi se ne importa? Beh, per essere un'Avelynn non potenziata, non fa affatto male. E ovviamente deve restare vivo, ma non importa. Grazie per l'aiuto. E spero di non morire, così non devo rifarmelo. Anche se non è detto che io ce la faccia. Questo boss sa essere antipatico a volte. Lui posso lasciarlo lì per caso. Ci ho mai provato. Può essere. Altrimenti non avrebbe senso avere la possibilità di passargli dietro. Anche però, sì, dovrei combattere contro quest'altro, ma penso che non lo faremo. Altrimenti aggredremo anche l'altro, sarebbe un 2 contro 1 e non mi sembra una grande idea.
Stavolta lo faremo direttamente così. Però io vorrei il mio anello di Clontri. Pericolosissima la cosa che ho fatto. Spirito arbitro, no, volevo tantissimo combattere contro di te. Mi dispiace. Ero dal boss però. No, 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 niente malocchi. Scusami, non posso farlo. Non lo faccio più, giuro. Dai una quadrata. Magari. E questa è la cosa che mi dà fastidio. Siamo... Oh, grazie. Siamo sotto di lui, a volte prende il volo e ci attacca col fuoco. Non è giusto. Sono sotto, fai qualcosa di relativo. Ok, così mi stai bene. Attaccami, bravo. Ora vola. No. Oh, ci sta andando benissimo. Mai successo così. Attacca con la coda? Sì, con la... Wow. Mai avuto uno scontro così col drago guardiano. Ragazzi, ci è andato assolutamente di lusso. Non ha sputato fuoco neanche una volta. Non mi è mai successo. Ogni volta che ci provo, spicca il volo e non lo acchiappo più. Stavolta mi ha voluto tantissimo bene. Ci abbiamo messo 10 secondi ad ammazzarlo. Meraviglioso. Anima del drago guardiano. Ci possiamo fare la spada, che abbiamo già, oppure la lancia, che è un'arma terribile, bruttissima e poco efficace, quindi penso che la useremo. A proposito, abbiamo un sacco di anime di boss che non abbiamo né letto né utilizzato. È un peccato. Ad esempio quella di Velstat. Sempre al fianco del re, come se fosse la sua ombra. Dopo che si tirò nella tomba, nella cripta, Velstat lo seguì e lo fece più ritorno. Ovviamente, l'abbiamo trovato lì. Demone del canto. Aspetta. Quando questo demone cominciò a bramare carne umana, venne imprigionato nel santuario di Amana. Ma la discendenza delle sacerdotesse che custodivano il luogo e placavano la creatura è ormai morta. Quindi le Milfanito non sono quelle che placavano questo demone. E quindi se quelle sacerdotesse erano già morte quando sono arrivate le Milfanito, il demone del canto sta lì da prima. Ok, adesso comincia a essermi davvero poco chiaro. Io ero quasi ero sicuro che il demone del canto fosse arrivato dopo rispetto alle Milfanito. Tante domande. Anima del vecchio re di ferro. Perché non l'ho già utilizzata? Facciamo una cosa, eh? Questa la utilizziamo. Perché non ci serve. Quanto ci vuole per salire di livello? 52.000. Adesso al primo falò che troviamo torno a Maciura, non ve lo faccio neanche vedere, metto 2 punti in forza. E poi probabilmente cambieremo le armi. Perché finalmente abbiamo 45 di forza e posso fare quello che avevo intenzione di fare da molto tempo. Prima però abbiamo da parlare con qualcuno. E qui voglio stare molto attento alla sua voce perché ho letto una cosa e voglio accertarmene. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. Mi ricordavo giusto. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Do not resist. The dragon welcomes you. L'araldo. Quanto è misteriosa questo personaggio. Quante cose che non capisco ancora. Sì, la cosa che volevo sentire. Ed effettivamente è così. La sua voce è leggermente diversa. Sembra più giovane. E nei crediti, alla fine del gioco, compare una voce araldo giovane. Ed evidentemente è questa. La sua manifestazione ci ha condotto qui, evidentemente. È la guardiana del fuoco che ci ha parlato nell'intro. Almeno sembrerebbe essere così. E io voglio provare ad utilizzare. Dov'è? Questa qui. Mamma, quanto sale il peso. Destrezza 8. E nell'altra mano cosa potremmo mai utilizzare? Questo 64% di peso.
Andiamo a aumentare 2 punti di forza, va? Poi torniamo qua e vi faccio vedere che succede. Ok. Controlliamo. Sì, dual wielding. Pronti alla magia? Boom. Boom. Quanto è stupida questa cosa. Wata! Non so se ve l'avevo già detto o meno, ma questo non è il moveset delle due armi pesanti che stiamo utilizzando in dual wielding. Questo è il moveset di dual wielding delle spade lunghe. Non dovrebbe essere così veloce con due armi così pesanti. Questo è quello proprio delle spade lunghe. Ed è un effetto che si ottiene utilizzando questa ascia qui. In dual wielding con una qualsiasi altra arma pesante. Che possa essere una spada grande. Non so se funziona anche con questa. No. Vediamo, con la spada bastarda sicuramente. Vedete? Muset delle spade lunghe. Lo faccio vedere con due spade lunghe, così vi rendete conto. Spada lunga e spada corta. No, spada corta. Sbagliato. Ecco, lo stesso identico moveset. Consuma molta più stamina in quel caso, ma comunque la velocità è la stessa. Il che è assurdo, considerato le due armi che stiamo utilizzando. E quindi per questo io non lo ritengo un bug, ma sicuramente una cosa pensata molto male. E nello scorso episodio abbiamo trovato una persona che ci ha affrontato in questa maniera e ci ha tolto una marea di vite con uno di questi colpi. Perché ovviamente è potentissimo, sono due armi molto forti, molto forti. E quindi averle entrambe a disposizione a questa velocità può fare tanto tanto male. E noi lo faremo perché siamo in New Game Plus e possiamo utilizzare solamente asce e martelli, quindi perché no? Anche perché qui siamo in New Game Plus 4 e per uccidere i nemici ci vorrà un po' di tempo. Ok, tra l'altro qui abbiamo a che fare con delle lucertole di cristallo, quindi a maggior ragione è meglio avere delle armi potenti in modo da poterle uccidere con un colpo solo, perché mi dà parecchio fastidio quando le perdo. Vediamo un po'. Cloantry, no, direi che ci siamo. Possiamo solamente togliere questo perché sì. 63% di peso è davvero tanto. Volendo potrei sacrificare questo, ma non mi sembra neanche una grande scelta. Oramai sono dipendente da questo anello. Proviamo a toglierlo per una volta. Se muoio, pazienza. Niente, ho sbagliato io attacco. Oh no, non sul muro, ok. Ok. Qui su sicuramente le perderemo. Penso che farò come faccio di solito. Il primo giro ammazzo i 3 draghi. Dopodiché rifaccio il giro e uccido tutte le lucertole. È molto più sicuro in questa maniera. E purtroppo non riesco a vedergli la barra della vita, è lunghissima. Ci metteremo 2 anni. Però sono contento di aver messo questi punti in forza. Chissà quanto ci avremmo messo con le asce che utilizzavamo prima. 1400 in 2 colpi non è affatto male. Considerato che questo è il New Game Plus 4. Oddio la telecamera. Il più grande problema quando si combatte con questi draghi viverne. La telecamera impazzisce. Ok. Che dà? Oggetto pietrificato e osso di drago, bellissimo. Ogni tanto possono droppare o questi due, oppure anche una titanite scintillante o bufera di fuoco. Ah sì, anche l'anello che potenzia la resistenza al fuoco, quindi possono droppare un sacco di roba in realtà. Qui c'è il dente di drago che non ci interessa. E qui un'altra lucertolina, penso che questa non scappi, esatto. Non riesco neanche a uccidere con un colpo con questo martellazzo. R2 no, va così. Forse questo, sì, con questo forse potremmo ucciderle. Ma tanto adesso non ce ne sono per un po'. Ripeto, lo rifarò dopo aver ucciso i 3 draghi. Non ve lo farò neanche vedere. Una volta attivato lo shortcut andrò a Falò, mi siederò, uccido queste 3 cose e poi ci rivediamo sul ponte per arrivare alla prossima area. Non penso vogliate vedermi uccidere le lucertole di cristallo. È una cosa che devo fare perché mi servono i materiali
ma non è esattamente entusiasmante. Tra l'altro in questa zona c'è molto poco da vedere. È praticamente fatta apposta per le lucertole. È una specie di grande vuoto, ma con dei nemici veri. E senza quei bellissimi salti che si potevano fare. Mi manca un posto come il grande vuoto. Anche perché ne riparleremo, il grande vuoto era un grande problema, ma aveva anche i suoi aspetti positivi, che in Dark Souls 2 mancano. Continuo a fare riferimenti a questa benedetta recensione che non so neanche quando farò mai, ma ci sono così tante idee, così tante cose di cui c'è bisogno di parlare di questo titolo, così tanti problemi, tra tante cose positive ci sono anche tanti problemi. E sarebbe brutto ignorarli pensando solo alle cose belle. È un atteggiamento che non condivido. Se ci sono dei difetti è bene dirli, piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulle parti positive. È vero che guardare le cose positive è meglio e più costruttivo, però ignorare i difetti è un atteggiamento sbagliato. Non mi uccidere, per favore. Bravo. E l'altra penso che potremmo prenderla, anche se combattiamo col drago. Infatti è lì dietro. Due di fila non li avevo mai visti. Fai qualcosa? Che fa? Oh no. Non mi era mai capitato che sputassero fuoco. Sono morto. Questa è una cosa che detesto. Gli attacchi che durano così tanto che quando ti rialzi muori lo stesso. Mi dà molto fastidio. Cioè alla fine non è che ci sia questa grande differenza tra il drago antico che ti ammazza con un colpo e questi qui che ti ammazzano con due colpi, ma comunque sempre uno, perché ti alzi e muori lo stesso. È proprio fastidioso, perché non hai il controllo su quello che succede. Se fai un errore uno, muori. Non è così che dovrebbe succedere. Quantomeno abbiamo la possibilità di rifarci sulle lucertole. Un po' lenta come arma, ma funziona. No, ti prego, ho finito la stamina. Adesso non posso più correre. Ti prego, non scappare. Ale, prese tutte. 2. Vabbè, alla fine non è neanche così grave avere perso il nostro le nostre anime, insomma. Abbiamo tolto l'anello, ma penso di poterle riprendere tranquillamente. E poi abbiamo così tante effigi che non è un problema utilizzarne una per tornare umani. È più che altro il fastidio di essere morto in quella maniera immeritata. Boom. Non c'è differenza tra venire one-shottato e quello che è successo a noi. Non capisco perché il fuoco ci debba sbalzare facendoci volare. E poi subito dopo, appena rialzati, dovremmo essere colpiti di nuovo. Non c'è salvezza da quell'attacco. Lo ripeto per l'ennesima volta, è stupido. Non dovrebbe succedere. Ora, basta parlare di questa cosa. Superiamo il trauma e uccidiamo questo coso. Prima, giusto per toglierci il pensiero di non dover fare rumore, sputa fuoco verso di qua. Adesso non saltare, sono qui sotto le gambe, fai attacchi con le gambe. Bravo ragazzo. Continua così, dai. Oh no, è nel loop di AI. L'abbiamo intrappolato. No, ok, si è liberato. Ogni tanto può capitare che se siete sotto le gambe lui non riesce a vedervi e potete restare a farlo girare all'infinito su se stesso mentre voi lo colpite da sotto. Non è stato questo il caso. Si è bloccato di nuovo, poverino. Drop? Nessuno. No, eccolo. Oggetto pietrificato, bufera e osso di drago. Bellissimo. Se al posto della bufera c'è la titanite scintillante, jackpot. Boom. Qui la lucertola più brutta di tutte.
Punto da tiratore. Perché no? No, voglio ucciderlo col martellazzo. Ti prego, prendila. Mannaggia. Ok, l'abbiamo perso. Proviamo? Beh, penso di averlo preso. Non gli ho tolto nulla, ma l'ho preso. Lì ce n'è una. Ci proviamo adesso? Perché no? No, no. Va a finire che mi faccio ammazzare. Concentriamoci sul drago. Viverna. Maledizione. Avanti, avanti. Non andare in giro. Che sennò la lucertola mi vede. Avanti. Ancora non muore. È troppo poco affidabile questo attacco, perché è davvero difficile colpire con entrambe le armi. E ovviamente se non colpisco con entrambe non ha lo stesso danno. Olè. Con calma. Osso di drago bellissimo. Tutti e tre. Che culo. Boom. Ok. Pietra focosa. Qui dovrebbe esserci un'anima. Porta fortuna. Allora l'anima sarà lì dietro. E questo è un anello che non prendo perché non mi serve. Anello dell'occhio malvagio più uno. Solo possono tenere loro. Quante ossa di drago abbiamo? 23. Wow. Potremmo decidere un'altra arma di boss da potenziare. Ma non ce ne sono molte che fanno a casa nostro. E qui non abbiamo ricevuto nessun tipo di sorpresa, ma lo sapevamo già, visto che ho usato i falò ascetici in questo posto per respawnare le lucertole. Candyland. Boom. Vabbè, ne ho persa solamente una alla fine, quindi non è neanche un grande problema. E la cosa migliore che droppavo era una lastra di titanite, ne abbiamo 18, quindi non vale neanche la pena di perderci tempo. Andiamo direttamente avanti, va? Ok. Potrei prendere... No, no, non mi serve quella anima di eroe. Andiamo avanti. No, penso di non avere rotto le uova in quei due posti, quindi possiamo tranquillamente attraversare il ponte. Ci sono due luoghi in questo posto in cui ci sono delle uova, che se rompiamo... Le viverne, insomma, si arrabbiano un pochettino e ci distruggono il ponte. Sono le uova su quelle spiazze di terreno, leggermente sopraelevate rispetto agli altri, circondati, insomma, da quella specie di... roba verde, non lo so. Dovrei tornare indietro a farvi vedere, perché a parole non riesco a spiegarvelo in maniera chiara. Stavo farfugliando e non si capiva nulla. Adesso siamo a 58 minuti e siamo appena arrivati qui dentro. Sicuramente... Oddio, possiamo provarci ad arrivare fino in fondo. Chissà quali cose ci aspettano. Qui, per esempio, non ho idea di cosa mi aspetti in New Game Plus. Sembrerebbe tutto normale, almeno per ora. Vediamo se riusciamo ad arrivare dal drago. Altrimenti interromperemo. Se moriamo, non importa, ricominciamo la prossima volta. Tre falò ascetici, molto grazie. Molte grazie, l'italiano. Questi ragazzoni mi fanno paura. Questi ragazzoni non mi fanno più paura. Gli facciamo tanto male. Si sente che abbiamo passato, siamo passati ad armi più forti. Penso che la maggior parte del merito sia del martello. Sì, decisamente. Oh, questo tizio è troppo forte. Come cazzo lo hanno creato? Io detesto non poter uscire dalle combo. Ah, un'altra sentenza di morte questa. Avevo tutta la vita, tutta. Con un unico colpo mi ha ucciso. Bravo. Mi raccomando, complimenti. Oh oh. Ovviamente. Ne avrò mille milioni di quelli. Quando sono venuto qui a farmare le loro armi. Boom. Oh mio Dio, non sapevo che lo facesse. No.
Adesso, muori. Ok. Uff, che ansia che mi mette questo coso. È in assoluto tra i nemici peggiori del gioco da affrontare. È ridicolo quanto sia potente. Penso che se la giochi con le salamandre, allontanati da quella cassa. Allontanati dalla cassa. Sì, vabbè, non mi interessa che mi spari. No, ma che cosa diavolo fai? Lucrezio. Dai. Cosa ci dropperà mai? Bello. Porta fortuna. No, l'armatura. Sono sicuro al 200% che l'avevo già, ma non è male. Non mi sarebbe dispiaciuta un'altra Drake Keeper Sword. Bello, talismano d'argento. Lì sono sicuro che c'è di nuovo l'ascia grande. Lo scudo grande. Per un attimo ho pensato di poter fare dual wielding con le due asce grandi, ma mi servirebbe 60 di forza e quindi no. Ignoriamo l'idea. Qui giù. Ok, il mimic è... Possiamo andare da qua. Perfetto. Non ci avevo ancora mai provato. Boom. Boom. Ancora vivo. Ciao. Oggetto pietrificato e osso. Ma guarda. Prima dava il nodaci. Adesso no. Interessante. Lastra, questa era anche in new game. E qui ho paura. Questo ragazzo senza scudo mi fa tanta paura. Boom. Forse così muore. No. Se non lo prendo non muore. Mi sembra ovvio. Wow, così. Wow. Dai, ma io non capisco perché mi deve fare headshot con un martello e devo restare per 15 minuti bloccato perché non mi posso muovere. No. Ok, guardate quanto ci mette a riprendersi. Per me sono davvero dei misteri questi. Sono cose che non capirò mai perché hanno deciso di progettare in questa maniera. Ho capito che il gioco deve essere punitivo, ma questo è stupido. Un nemico che ti blocca con il primo colpo di una combo di 4 e poi non ti puoi muovere per 10 minuti. Questo è identico. Villard, zanna di drago. Potrebbe dropparmi la spada. Molto poco probabile, ma nel dubbio proviamo ad andare pesante. Ah, troppo pesante. Vabbè, gli faremo tanto male. Non useremo incantesimi, penso. Non ce ne darà molta occasione. Posso puntarlo, grazie mille. Beh, di fargli male gli facciamo male, quello è senza dubbio. Au. Hai visto il range? No, bello mio no. Ah, l'ha fatto lo stesso, va bene. Noi gli facciamo più male di quanto lui possa curarsi. No, questa è un'altra cosa che non mi piace per niente. I nemici che parlano durante azioni che non sono parate. È un'altra cosa molto stupida. E non ho ottenuto nessun tipo di drop, come al solito. E ovviamente lui spawna una volta ogni new game barra falò ascetico. Non faccio neanche più commenti a riguardo. È la palissiana la mia posizione a riguardo. È probabilmente la cosa che detesto di più di tutto il gioco. Questo è identico. E potremmo anche decidere di affrontarlo il drago antico, se ci arriviamo. Perché tanto non importa con quante fiacchette ci arriviamo, non importa con quanta vita ci arriviamo, se dobbiamo morire, moriamo. Quindi è assolutamente inutile farsi dei problemi a riguardo. Scusami se sono bastardo, ma tu muori così. Almeno in parte. Ok. Anche se il problema in realtà era il tuo collega. È già qualcosa. Non gli tolgo nulla. Questo va molto meglio. Riesco? Perfetto. Ora qui non mi stupirei se avessero inserito qualcosa di molto cattivo.
Ok, qui no. Forse qui su? Voilà. C'è nessuno? No. Allora, non va così male. Sono tentato di farmi una corsa fino al drago, però non penso che sia quello che voglio fare in realtà. Meglio essere codardi, attirare loro e poi ucciderli tutti e farsi colpire attraverso le porte. Ovviamente. Non ho più fiaschette. E quelli difficili devono ancora arrivare. Porta fortuna, yeah. Quanto sono rare le armi di questi tizi, non si capisce. Per fortuna le ho avute tutte quante, maledetto. Beep. Usiamo le gemme perché tanto ne abbiamo a buttare. Si faccia avanti il primo. In teoria dovrei indossare un anello per aumentare il drop rate, ma in realtà queste armi, per quanto siano molto belle, mi interessano poco. Perché sono armi di drago e quindi non scalano con nulla. E rispetto alle armi che stiamo utilizzando noi, sarebbero molto meno efficaci. Ciccio, è inutile che scappi, devi da morire. Ho 4 fiaschette e dobbiamo ancora avere a che fare con i più fastidiosi. Cioè quelli con lo scudo, che mi stunnano qualsiasi cosa fanno. Sono in dual wielding? No. Non capisco che cosa sto facendo. La cosa sbagliata, ecco cosa sto facendo. No. Non ci provare mai più. Ho rifatto la cosa sbagliata, ovvio. Ora. Muori. Adesso. Niente. Mi è consentito avere paura, vero? Questi due mi spaventano. Quindi li prenderemo con molta calma e soprattutto con molte anime risonanti. Tu, muori. Tu, muori. Ah, ok. Tu, lo sai. No, non mi prenderai. Io sì, invece. Ale. È un bel passo avanti rispetto alle asce che abbiamo usato finora. Non mi stancherò mai di farlo notare. Là. Boom. Boom. Anche così si possono fare delle belle combo. Illegali, ma delle belle combo. Abbiamo finito anche con lui. Adesso, un mio amico mi ha detto che con il drago si può parlare. Anche... Oddio, però no. Con l'anello dei sussurri. Quindi ci proveremo. Perché voglio vedere se... Insomma, è vero o meno. E poi capirete anche perché mi sto denudando al suo cospetto. ecco, questo potremmo toglierlo, ad esempio. Per ora possiamo provare con questo. Vabbè, non possiamo neanche sentire la voce, quindi posso andare anche rapidamente. Ok, queste sono le stesse cose che ci ha detto in New Game. Nella nebbia cerca risposte. Ok, possiamo continuare? No. Mi hanno mentito. Me la prenderò fisicamente con quella persona. Tu sai chi sei, vengo a prenderti. Adesso utilizziamo questo. Clone tree fondamentale. Lame fondamentale. Gli altri servono poco e nulla. Siamo pronti? Possiamo affrontare il drago. Qualcuno mi direbbe: usa l'anello di Gower, così se ti metti di spalle non ti fa nulla. No. Io lo affronterò da uomo e non userò questo trucchetto. Un poco vile. Funziona, assolutamente funziona, sono sicuro. Non ci ho mai provato, ma sono sicuro che funziona. Ma preferisco combatterci. Ho trovato il mio metodo e sono abbastanza confidente. L'ultima volta che ci ho provato in varie partite diverse, sono riuscito a non farmi mai uccidere. Quindi l'ho ucciso costantemente alla prima botta. Sto comunque temporeggiando perché sono spaventato, ma l'unica cosa che mi sento di dover fare adesso è questa, nel dubbio. Perché il New Game Pass sarà più resistente, ci metteremo un po' ad ammazzarlo. Andiamo. Se non dovesse funzionare, sarà la prima volta che il mio metodo fallisce. Ok. Devo ricordarmi che queste anime consumano un sacco di stamina. Ok. Si è incazzato. Fin qui siamo contenti tutti quanti. Adesso la solita cosa della coda, no? Mi avete già visto farla la prima volta.
È sostanzialmente la stessa identica. Cosa gli faccio? Niente. Adesso salta. Sì. Per ora sta andando tutto quanto come previsto. È uno scontro estremamente noioso, devo solamente aspettare che faccia queste due cose consecutivamente. Uno, due, tre. Aspettiamo che salta. E corriamo. Tutto qui. Non stiamo sotto la coda perché sennò ci massacra. Boom. Sì, forse utilizzare solamente questo è molto meglio rispetto alle entrambe le armi, con cui posso dare solamente due colpi consumando tutta la stamina, che significa che poi non potrei correre. E non è quello che voglio per niente. Avete notato che, stando da questo lato rispetto alla coda, quando poi salta per sputare fuoco, noi dobbiamo semplicemente correre dritti per andare dove, verso la coda, insomma. E quindi in questa maniera sono riuscito a non farmi mai ammazzare. Non ho mai più avuto problemi della prima volta che l'ho ucciso. Corro dritto e vado verso la coda di nuovo. Gira di 90 gradi verso quel lato, quindi non mi è ancora mai capitato che giri in un'altra direzione. Mi sembrava molto più casuale prima, invece adesso sta facendo sempre le stesse cose, quindi forse è così solamente la prima volta che si entra nella nebbia, quindi quando è ancora fermo seduto a parlarti, e cambia quando ci torni più tardi. Non lo so, mi sembra stupida come ipotesi, però ripeto, dopo la prima volta che l'ho ucciso l'ho sempre ammazzato la prima volta che sono arrivato qui, come stiamo facendo adesso. Mi ha consegnato la cosa e poi lo uccido, anzi a volte non gli ho neanche parlato prima, tanto te la dà lo stesso da cosa la nebbia cinerea dopo che lo uccidi. Corro dritto e lui è davvero, secondo me, il metodo più semplice. Non bisogna neanche fare baiting di attacchi. È semplicemente dare un colpo e aspettare il colpo di coda. Non dobbiamo nasconderci da nulla. Se fa salti di riposizionamento, ecco, la cosa peggiore che può capitare è questa: che lui si vada a schiantare vicino al al bordo dell'arena. Per fortuna si è girato al lato consueto e non abbiamo problemi per ora. Anzi, ci ha fatto un grande favore. Bang. Beh, ho fatto bene a riparare il martello. Proviamo così, dai. Gli diamo un colpo alla volta, però. Fai attacco di coda. Ok. Quando potete correre attraverso la coda, vuol dire che sta per fare l'attacco di coda. Diventa incorporea per un momento, voi la attraversate e poi andate avanti. Ah, ok, facciamo un colpo a due mani. O meglio, in dual wielding. E l'altro solo col martello. Che poi è il randello, non è un martello, però avete capito il concetto. Un colpo solo. Boom. 710, praticamente è come dargli un colpo potente di randello. Attacco di coda? Sì, l'ho attraversata, quindi sì. È davvero ridicolo come boss. Qualcuno l'ha paragonato a quello del caos, per me è essenzialmente molto peggio. Ho sbagliato molto adesso. Spero di avere la possibilità di correre. Ok, non dovevo consumare tutta la stamina, mi ero dimenticato di non poter attaccare due volte in dual wielding. Per fortuna non me l'ha fatta pagare. 710, devo controllare con un colpo quanto gli devo. Non andare vicino al bordo però. 703, più o meno. Colpo di coda? Sì. Non mi piace stare da questo lato però. Ok. Non vorrei essere spinto via. Sarebbe molto antipatico in questo momento. Salta. Ok. È antipatico morire in questo punto, quando ormai è già morto. E sono qui da 10 minuti a parlare di cose stupide solamente perché è uno scontro terribilmente lento. E non so di che cosa dire. Uno e due. Bye bye, drago antico. Che tu non sei un drago antico. Per niente. Infatti adesso, boom. Anima di un gigante e osso di drago pietrificato. 1 più 1. Aldia conduceva degli esperimenti sui giganti. Nel suo forte abbiamo trovato diversi corpi di giganti mutilati. E cercava di riportare in vita i draghi.
E qui abbiamo un drago che droppa un osso di drago e un'anima di gigante. Prendi il corpo di uno, l'anima dell'altro e crei un gigante artificiale, un gigante, un drago artificiale. È sospetto che ci fosse anche l'anima di Aldia stesso all'interno di questo drago. E l'anima del drago antico, l'anima del corpo utilizzato, la troviamo forse all'interno dei ricordi, nella stanza di Freya, o forse qua è un altro drago antico semplicemente. Ora rimettiamoci dei vestiti tanto per dignità, perché no, non voglio stare nudo per salutarvi, mi sembra un po' brutta la situazione. Quindi ridammi la mia armatura, rimettiamo i guanti del re, questo è il pezzo più difficile da trovare nell'inventario, voilà. E anche gli stivali in realtà non scherzano, ti prego non mi fare fare queste figure, grazie mille. Ale, quindi dal vostro Gino Smile è tutto, la prossima volta andremo nei ricordi dei giganti e penso che andremo a trovare anche una certa regina. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio.